guarda che brava, se non esce dal suo perimetro, guarda. Niente, scema. E prende e corre. Non so per la malattia che ha avuto, è tutto un farfesta, è tutta felice, è tutta così dal niente. Ecco, è un po' a casa. E oh, dove abito? Ma porca troia! Abusivi! Abusivi! No, non si può, non si... O a porta o a finestra! Allora, io al Giacomo sto facendo i cordoni azzurri e per me gli involtini. Vediamo i nostri vicini cosa stanno mangiando. Guardiamo la loro vita privata, guardiamo se si fanno anche piedini e cose strane, parariere, no? Cioè, no, vieni, guardone, sto guardando, magari ti impara sempre qualcosa, no? Nel frattempo che se cucina la cena, ah sì, siamo in Austria, sei a Linz, mi guardo la partita Gina contro Giacomo. Che personaggio a Gina. Ah, magari no a tutti gli interessa, però il parcheggio che era a pagamento qua, tra parentesi, tipo 4 euro 24 ore, quindi è benissimo. Perché è tranquillissimo, senti che zona, senti che silenzio, te senti il torrente, treni non impassa di notte qua. Ma no, cos'è che è? Un Trenatus Epocatus. Un Trenatus Epocatus. Stiamo cercando un po' di informazioni, ah sì è vero, non te sei un caso, mi fai tutte le robe così e non ti dico mai niente, è vero, è vero, è vero. Ma perché questo è bello, devi viverti il momento, come la vita, ok? La vita non va sempre pianificata, devi godertela, quindi anche i video, le singano. Te li godi man mano che accadono. Allora, cosa sta accadendo adesso? Che stiamo cercando informazioni per questo treno e la dubbia collinza, abbiamo avuto la brillante idea di dire che domandiamo lo metto domani mattina. Siccome il centro di Linz l'avevi già visto, Lienz, mi raccomando, se no te vado dall'altra parte, non te lo farò vedere, quindi coprirò così. Cioè tutti i video saranno con la mano così. Vedi tu mai in giro la gente con questi vestiti tipici? Che bella la maglietta della Cavara, edificio. Ah no, ma non devi vedere, hai già visto. Guarda invece è una roba strana, guarda, tac, un bar ancora aperto, sono le 11, cioè alle 8 qua di solito è deserto. Turu turu tu tu tu. Ah. Turu turu tu tu tu. Ni ni na na na. Guarda che manca coreografia, guarda che misteri ragazzi, di no personale qua a mantenere. Questo qua sarebbe il toro del Red Bull. C'è anche un reggiseno fucsia, ti serve un reggiseno? No, non mi serve il reggiseno. Se strano il camper di Matteo e Erika, se vuoi azzardita di farlo, proprio strano, ma mi dopo guardai i miei video che sono arrivati. No, forse no. Dici, cioè, perché è così largo, perché è così largo, cioè perché sembra così largo, perché dice che ha meno di 2,30 di larghezza. Secondo me questa parte qui, vedi lo schienale qua per i due sedili, secondo me, magari sbaglio, è più stretto, no, non, mi piacerebbe ma non posso questa ora. E è più stretto degli altri camper, magari sbaglio perché comunque è stato persone tranquille, però buh. Ma che acqua, guarda i miei amici alcolici, neanche tempo di sederti, c'hai già 4 super alcolici sfratto, aspetta fra 10 minuti. Gina! Ah, stica, è venuta Gina, sei qua che fa così qua lingua del continuo, non sei buoni di stuarla. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Coi crucchi pieni di malinconia e i murales in del treno che noi e buoni e falli neanche qua. Oh, guarda che colore, sta serio, mamma mia, sempre questo monale, guarda, guarda, guarda del primo mattino, guarda, oh, a parte i paio di luce che rovina tutto, ma guarda questo gioco di ombre, di luci, di colori, sassi e Babbo Natale, guarda che misteri, oh, c'è un petto, sto veloce, tu, 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 tu. Oh, c'è, guarda, un ponte, no. Guarda, guarda. Oh, che colori. Torno Andrea. Oh. Singano, sì, sì, dei bei colori. Sì, 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 bello, bello. Un bel parcheggio, sì. Cos'è questo rumore? Singano il torrente? Sì, vieni da, guarda. Attento, ti faccio vedere una roba. Che ho possanca. Che ho possato andare, che sono depressa. Vedi tu? Questa è visuale mia del cesso, vedi tu qua. Però se uno... Anche del ponte, c'è Instagram contro realtà. Però se uno l'ha letto in coda, la visuale di sta roba qua non è male. Se letto in coda invece è basso, te pincerete, se no, up, su. Sapete una cosa? Che noi camperisti vogliamo stare... Vicini, vicini! No, non è vero. Praticamente, no, è utile anche a te se vieni in camper. C'hai 1, 2, 3, 4, anche se non so come si fanno a stare 4 camper qui... posti con il culo, diciamo spazioso, vedi, dove puoi mettere il culo del camper. Negli altri, te vai in strada,
E se è un cazzo del casino, porca puttana, cioè te rischi anche a multa, hai capito? Quindi sto parcheggio sì è ottimo, ma se te hai la fortuna di arrivare di notte come abbiamo fatto noi e di trovare più che altro questi posti qua liberi per il camper. Allora Gina, dica ciao a Gina. Cara, che gentile sta Sioretta e i suoi amici che ci hanno dato tutte le indicazioni e ci hanno aiutato a prendere il biglietto. Attenzione, San Candido si chiama Innin, ricordatelo. E comunque se hai dubbi, eccolo qua, Innic, scusa, Innic, e c'è scritto tra parentesi Italia. No, 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 con questa no. Parca sai, te ricordati che per entrare devi schiacciare il bottone, sennò te resti fuori, Dio caro. L'avevano messo in verticale, vedi? Questa l'ha messa così. Esatto, è un signore un po' strano. Ah, che strano. Ah, così funziona. Treno. Non mi pensavo appunto qualcosa da prendere. Come ti film? Giocattolo nuovo. Bella vita, non prendiamo un treno. Bello. Qualcuno dice come si mettono le bici, niente, così in i corridoi, vedi, come gli altri, o anche così, semplicemente. Allora ragazzo, noi non scendiamo a San Candido, ma preferiamo scendere a quella dopo, Toblac, te la consiglio, perché lì vicino è il lago di Dobbiaco, che è bellissimo, vai a far colazione là. Altrimenti se scendi a San Candido devi allungare di 7 km, quindi 7 andare e 7 tornare, fa già 14 in più. Questa è la stazione di Dobbiaco, lo deduci dal fatto che c'è scritto Dobbiaco sulla stazione. Nel caso in cui dovessi aver bisogno della scritta in cruco si dice Toblac. Guarda che bei quadrati, Matteo, guarda che bel muso. Tu mi hai visto un muso così? Guarda, guarda i birbanti in ascensore anche. Guarda, guarda, accesa tipica. Porco can, gli ha messo il Cristo in prigione, cos'ha combinato? Vai Gina, vai Gina, vai! Va Gina, guarda. Vara in che rassa di posti che porto i miei amici pelandroni, avrei detto se fosse venuto qualcuno al di fuori di Matteo e la Erika. Gentile pubblico, non ricordo il nome della puntata, ma siccome qui ti avevamo già portato, ok, siamo nel bellissimo lago di Dobbiaco dove c'è anche il campeggio da skei, ti puoi andare là a sare un bel fiale skei, tra parentesi puoi andarci anche i roulotte, e quindi niente, spengo. Vedi che vale la pena fare la deviazione di qua. Adesso senza vai, guarda, guarda in che posti wild che te porta il singano, Dio caro, guarda. Dopo se perdemo, sicuro che se perdemo, è sicuro che Giacomo va in acqua qua. Guarda che bella però azzurra, molto bella. Bello, porca troia, no, non c'era quest'inverno sta acqua di questo celeste celestoso così. Che posto bellissimo per fare una sosta qua, ci avesse da tre birre. Arriviamo a Loacchera il pomeriggio, pace sarà. 11.07, tappa numero 1, sta ancora a partire. C'è San Candido Linz, noi siamo a Dobbiaco, abbiamo fatto una deviazione, cioè dobbiamo ancora arrivare all'inizio. Sì, però io non sto mangiando il mio panino di nascosto, mi ricordo il film dei fantozzi, quelli era a dieta, no? Che gli ha vinto il soggiorno di dieta. Il tipo che fa, tu a fare mangiate, mi compagno che guarda che non mi sgami i camerieri. Fermo, bravo. Eccola, ah, che bello l'oseo! Questa è un'arte anche qui, bravo! Ah sì, Marco, sì, a Baiara Pulca, che non c'entra un cazzo, Marco! Ma come che pompa! Quindi sarà una malga, qualcosa? Una legnaia, io vedo segnate legni e basta! È la festa di inizio, raccolta legno, vendita legno, non lo so. Mettermi... Addio bici. Ciao Fufi! Sì, ma io quasi tutti con mountain bike da enduro elettrica. Hai avuto un meta amico a bici della Nuna? Se ne fai a me bella figura? E dice, madonna, guarda quel con bici della Nuna! Guarda che misteri! Serve segatura palettiera del criceto. Oh
ancora ragazzo, anche tu, o virtualmente o fisicamente, quando rifarai anche tu questa avventura, sei arrivato alla stazione di San Candido, pertanto è da questo momento che inizia l'avventura. Ciao, arrivederci, via! Centenari e centenari di bici, ora che misteri, è il caso di aver tanti di chischei che metà fa basta, una volta era Pablo Escobar, adesso che sei Papin Renta Bike. Casetta ultra tipica, guarda che mischia, ripeta perché ho la bici che è, devo andare da qua là. E guarda, guarda, guarda qua a moschea, guarda che mischieri con tutti i piccandoli di oro, guarda che roba, pare essere in Serbia, no, in Serbia, sì, in Serbia. Ah, vedi tu ancora i canederli di spec fatti da Nicola, stito mese, che ho Nicola, sì, cosa gli sono? Miami. Ah, che bel panificio, guarda che bene usciti anche sto qua, pieno di cadaveri da mangiare. Era la carosea, la tipica là del Rio, Matteo tipico che ne aspetta. E era bello, era Nicolas che fece i canederli con spec. Brutto. Aspetta, mi sono capito di curiosare, vedendo come ti adoba qua i cesi. Ah, bello, quella marrone. Comprati sto fossile per 6.950 euro. Pensavo che erano repliche. Ho preso un pensierino, tanta speranza. Piccolo contrattempo, qualcuno ha bucato la mia bici. Resta di noleggi estremi di bici qua. Non sapevo, i pneumatici tubeless, quindi li stanno pulendo, poi metteranno la pezza al chiudere. Bene, io anche il lattice, quello che uso per la bici d'enduro, posso usarlo anche per quello. Come funziona? Praticamente è un liquido, ti metti all'interno dei copertoni tubeless, quindi quelli senza la camera d'aria. Quando buchi, questo liquido fuoriesce, copre il buco, un quarto d'ora circa si secca, ovviamente devi star fermo, e una volta che è secco, col pompino, dal pompino nel senso c'è la pompetta, puoi ricontinuare a rigonfiarla e ripartire. Io sono quasi contento di aver bucato, nel senso che cazzo abbiamo bucato a 50 metri dal noleggio bici che fa riparazioni bici, cioè a 50 metri. E rete in tedesco. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself. Mi fermi. Tac, Austria! Che tacco il coso delle puntine, tu ti tacca l'adesivo della cavara, mica tacco l'adesivo delle puntine. Sora di tutti, Dio caro. Ah, va qua. Clouds of white, the bright blessed days, dark sacred night. Mi ricordo montagne verdi e ste ruspe che ho visto prima dal treno. Simpatica, guarda che roba strana, ganca. È il monumento a Panoccia, guarda che roba. Also on the faces of people going by, I see friends shaking hands. Se leggi Loacker è molto facile che sei entrato nella fabbrica della Loacker. Ora che sì, ormai la fabbrica della Loacker è una città, la città dei Loacker, che bontà, Loacker, che bontà. Ora vado e mi documento. Il gelato coi Loacker. Loacker, che bontà. E mi viene il diabete. Una loacherata unica. Anche i tavolini sono loacherosi. Carrelli loacherosi. Entrata loacherosa. Cioè c'è l'imbarazzo della scelta. C'è loacheri di tutti i tipi. Io alla nonna ho preso quella alla cannella. Meno zuccheri no, perché ha il diabete, lei vuole gli zuccheri multicereali. Sì, cose assurde che ovviamente non trovi nei nostri supermercati. No, anzi, le prendo quelli sciolti, che così ha più scelta.
No, come non detto, in proporzione costano un strafottio di più, ti conviene prendere le confezioni quelle grandi. Anche i gadget. Ho preso queste alla fine. Allo? Cos'è? Adesso mi esce il Willy Wonka. Che fico. E quella prima, guarda, la prima macchina dei Loac, 1925. Le fatture di una volta. Sì, non ti faccio vedere tutto, vediamo. Ah, le confezioni d'epoca, guarda. È il museo, le carte. È il museo dei Loacker. C'era anche il piano di sopra, Ale. Sì, guarda che forte. La fabbrica, guarda che ti fa vedere in tempo reale la fabbrica. Che forte. Guarda, loacherano, fanno le loacherate giganti e dopo le tagliano e le dividono. Sai che si può mettere anche la storia? Non mi segue la sottofondo. È vero, sì, qui ci sono i laboratori per far lavorare i pampini maledetti, vedi che fanno vedere, e così almeno non rompete i coglioni, producete, fate qualcosa, dopo arriva anche lo stipendio. Comunque diceva Alessia che nello sfondo lì ci sono le montagne della scatola dello hacker, è vero, della confezione? Pampino, dai, in cucina, qua, dai, cucinare! Questo io era il paronde allo hacker, Alfonso, Alfonso lo hacker. Andiamo a prendere gli altri funzioni. No, loro vanno. Vedi, usano quello che usano per fare i loacker e te l'hanno gelatato. E te lo sbattono. Tac. Eccola. Veramente buono, non male. Su qua, dai. Su, dai. Dai su. Dai. Guarda che bello il van life, quasi stupendo. Andrea del T4, altro che il T4, guarda qua. Sono bellissime però, Ale. Ah, mi ti hai ricreato un'aspettativa. Pedalare una cosa così, ma neanche un po' più larga, ma di terreno duro. Ho tutti gli alberi dentro il bosco. Ho capito. Quindi anche a te le aspettative rovinano un po' la vita. Cantiamo tutti in coro, vamo una chetta sboro. Barolo in quantità, Barolo che bontà. Alle Rapper wollen mich daten, bleib zu Hause alleine, hab 99 Optionen, aber Bowser ist keine. È vero, non si può fare la van life, ma io italiano devo fare la van life là. Se qua siamo in Austria, non si può fare la van life in Austria. Gli austriaci puoi fare la van life in Italia. Benissimo, che bella giornata. Io adesso ho detto agli amici, dai che andiamo al McDonald's che è qua dietro all'angolo, ma io sparo robe a cazzo, io l'ho detto solo perché volevo andare al McDonald's. Adesso, no, adesso verifico se dove è il McDonald's. Ma sì, ma è quasi un trucchetto della vita, perché tanto tutti sbagliano sempre, no? E però quando sbaglio dico, ah ma sì, tipo non so, un chirurgo, ti sbaglia un'operazione, ti rovina un organo, ma sì, ma credevo, pensavo, tipo più così funziona. Quindi tanto vale far certe robe a cazzo e dopo piuttosto di non farle e dopo, no scherzo, sto scherzando, però ti sto facendo ragionare su come funzionano tante cose. Allora Alessia, come che è teenager, vedi tu, però in realtà è vecchia, quindi in teoria se mi fai una roba tipo così non mi c'è neanche una denuncia, Dio caro. Mica sono tanto esperto, ho messo 3 ore, no, avete già!
Ci ha visto sei bottoni a caso oppure di mangiare subito? Secondo me che simpatico, che hanno dei panetti strani e tutti completamente personalizzabili, ma soprattutto come ti ho detto che si assegue. Vero che si assegue, sì, ma io non l'ho preso perché altrimenti dopo non posso più baciare nessuno. Ah. È giusto fare le conclusioni alla fine del video. So, adesso sentiamo anche i ragazzi cosa ne pensano della dobbiato l'info che abbiamo fatto, però il discorso è che è soggettivo, perché tipo a me sinceramente non... non è male. No, non è male, però tipo la cortina dobbiaco per me è meglio. Io non l'ho mai fatta. Però boh, cioè è tanto decantata, ma abbiamo fatto tanti punti in bordo strada, dentro e fuori, no? Cioè... Ah, vabbè, però. Là. Sì, però la spazzano come la ciclabile più bella del mondo, hai capito? Ma perché era nuvoloso anche, c'erano stati due raggi di sole, era più bello. Quindi insomma, così. Così, ti piace così. Punto, punto. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down at the market, you can hear ladies sing out while on their heads they burn. Aki rice, salt fish are nice, and the fruit is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in Kingston Town. E la sera a casa di Matteo si vede anche il mar. No, in Austria è casa Marvudue. Dai, basta.